Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi presentiamo un nuovo volume promosso dall'Istituto Storico di Parma, l'ISREC, dedicato al 1968 nella città ducale. Parma 68, gli anni della contestazione e la stagione dei movimenti, a cura di Alessandra Mastrodonato ed edito dalla MUP Editore. Sono collegati con noi Michele Guerra, assessore alla cultura del Comune di Parma, Simona Lembi, consigliera comunale del Comune di Bologna, Carmen Motta, presidente dell'Istituto Storico di Parma, Alessandra Mastrodonato, curatrice del volume, e gli autori Carlo Ugolotti e Domenico Vitale. Siamo in tanti, ma naturalmente vogliamo lasciare lo spazio principale ad Alessandra, Carlo e Domenico che sul volume hanno lavorato. Lascio perciò immediatamente la parola all'assessore Guerra. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qui questa sera a portare il saluto del Comune di Parma, che naturalmente trova come sempre in ISREC, nell'Istituto Storico della Resistenza e Età Contemporanea, un partner culturale di ricerca fondamentale che in tutti questi anni ha portato avanti un'attività di scavo nella storia della città, ma non solo, in quella storia che eccede ovviamente i confini di Parma e riesce a parlare a livello nazionale e internazionale di alcuni degli snodi più importanti della nostra storia e della nostra cultura. Questo volume, che è il quarto della collana Riflessi, si intitola, come abbiamo detto, Parma 68, gli anni della contestazione giovanile e la stagione dei movimenti, e devo dire che leggendolo in queste settimane, appena il volume mi è arrivato, ho trovato, come sempre accade quando la buona ricerca storica si fa strada, una serie di spunti che parlano naturalmente al nostro presente, che nel cercare di ricostruire quella che è stata la temperie culturale, sociale, giovanile di quegli anni, ci dicono delle cose in alcuni casi allarmanti sulla nostra situazione contemporanea, perché credo che rivedere quelli che sono stati i grandi ideali, il grande senso delle lotte studentesche, i valori negoziati, pur certe volte nell'ambiguità e nella contraddizione di quegli anni, getti una luce in qualche modo diversa sul momento difficilissimo che le generazioni giovani stanno vivendo in questi anni di pandemia. Già prima il tema naturalmente delle idealità, delle lotte, dei confronti, dei dialoghi anche accesi su quelli che erano i valori non più negoziabili e storicamente collocati che hanno di fatto costruito il 68, già prima della pandemia sembravano questioni non più in grado di interessare le giovani generazioni. Ecco, leggendo questo libro io mi chiedevo cosa resta di quel furore, di quella voglia di confrontarsi, ripeto, anche in alcune ambiguità, anche in alcune situazioni complicate, ma che cosa ci resta oggi? Il tema del confronto politico, del confronto ideologico, della consapevolezza di dover costantemente guardare oltre se stessi, guardare oltre la propria individualità, oltre la propria città, oltre il proprio contesto, anche spingendosi lontanissimo per cercare le ragioni di un'appartenenza ad una comunità. Ecco, credo che la funzione che devono svolgere in realtà come l'ISRE, che è la funzione dei bravi ricercatori, qualunque esso sia il loro ambito di provenienza, debba essere questa: scavare e ricostruire la storia per interrogare il contemporaneo. Questo lo sappiamo, deve essere così. Credo che anche nel nome dell'ISREC, questo passaggio che collega la resistenza all'età contemporanea, in qualche modo consegni proprio il dovere di ritrovare in quei valori, nei momenti più forti del confronto e del dibattito, il senso dell'oggi. Quindi io mi complimento con Alessandra Mastrodonato, che ha curato il volume, ma naturalmente con tutti gli autori, molti dei quali conosco da tanto tempo e che ho seguito anche in alcuni casi nella loro evoluzione di studiosi. È come dire, lo dicevo all'inizio, una soddisfazione vedere che la nostra città riesce, grazie all'ISREC, a continuare a produrre con regolarità studi come questo. Ripeto, siamo alla quarta uscita della collana Riflessi, ma l'attività editoriale dell'ISREC è decennale. Quindi, nel ringraziare tutte le persone che hanno preso parte a questo volume, nel ringraziare voi per questa presentazione, vi auguro un buon pomeriggio di ascolto di temi che, ripeto, hanno ancora una loro straordinaria attualità. Grazie. Grazie, grazie davvero all'assessore Michele Guerra. Passo la parola a Simona Lembi, consigliere comunale a Bologna, anche per commentare questo gemellaggio tra città vicine, tra Parma e Bologna. Grazie, consigliera.
Vediamo se Simona Lembi ha dei problemi forse di collegamento, allora magari recuperiamo l'intervento di Simona Lembi tra poco. Allora lascio la parola immediatamente alla presidente dell'Istituto Storico di Parma, l'ISREC, lascio la parola a Carmen Motta. Grazie, benvenuti a tutti in questa occasione. I ringraziamenti sono sempre doverosi e ringrazio tutti, in particolare il Parri che in questo caso, diciamo, tra virgolette, ci ospita in questa videoconferenza. Ha già detto tutto l'assessore Guerra, insomma, io davvero porto i saluti dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma. Questo è un ulteriore tassello di quel nostro impegno, credo abbastanza conosciuto e anche condiviso, valorizzato, insomma, che ha avuto un suo sviluppo. Di ricerca della storia nella seconda parte del XX secolo. E questo è un tema sicuramente molto, molto, da un certo punto di vista, facile da aggredire, perché non è troppo lontano da noi, ma difficile, da trattare, da indagare, proprio perché, abbastanza vicino a noi, con molte persone che vi hanno partecipato. Che sono ancora presenti, attive nella società civile, nell'impegno politico, e quindi, insomma, è più, come dire, è più impegnativo, ecco, indagare una storia che ancora ci appartiene come contiguità. Io voglio di nuovo ringraziare anche il comune di Parma e la regione Emilia-Romagna che con il loro contributo, il loro sostegno economico hanno consentito di portare a termine questa ricerca e poi la pubblicazione e ovviamente alla curatrice e agli autori che io conosco bene e di cui non posso fare troppi complimenti perché sennò sembrerebbe davvero troppo di parte, ma so che sono giovani studiosi, ricercatrici e ricercatori di grande valore e soprattutto, mi permetto di dire, anche di grande passione, perché ci vuole anche quella, anche quando si fa il mestiere di storico o di storica. Quindi io ringrazio di nuovo tutti, ringrazio molto l'assessore per la sua presenza, ringrazio lei, professor Pastore. E speriamo che questo nostro contributo sia davvero un contributo che possa portare a una conoscenza approfondita e forse inedita, direi abbastanza inedita, della realtà del nostro territorio, con un arricchimento che noi confidiamo possa riguardare tutte e tutti per una storia che in molti dicono di conoscere, ma che forse invece ha bisogno di essere conosciuta più nel dettaglio nelle sue diverse manifestazioni. Vi ringrazio. Grazie, grazie alla Presidente Carmen Motta. Effettivamente questo è un contributo che ci permette di conoscere anche ambiti, magari tutti ancora da esplorare, grazie al lavoro dei ricercatori. Lascerei la parola a Simona Lembi se riesce a stabilizzare il collegamento. Vediamo se Simona Lembi riesce a dirci due parole su questo bel lavoro in collaborazione tra Parma e Bologna. Lascio la parola a lei, Simona Lembi. Sì, speriamo che la connessione tenga, ma questo mi impone di essere molto molto rapida nel saluto che porto a nome del Comune di Bologna. Non so se riuscite a sentirmi. Ecco, purtroppo devo dire che c'è qualche problema di connessione, sia video sia audio. Mi scuso con Simona Lembi, al momento non riusciamo ad andare avanti. Quindi io faccio due parole di commento, solamente due parole di commento sul lavoro portato avanti da Alessandra Mastrodonato e da tutto il team di ricerca che ha condotto
il lavoro sui 68 a Parma. Ecco, il 68, Marcello Flores lo definisce un anno spartiacque. Sta tornando Simona Lembi, vediamo se diciamo... No, temo che ci sia ancora qualche problema. Marcello Flores, dicevo, definisce il 1968 un anno spartiacque ed individua un fattore decisivo nella mobilitazione giovanile, perché i protagonisti sono naturalmente i giovani in quella stagione, un fattore decisivo nell'accesso più largo all'istruzione universitaria. E molto opportunamente nel libro Parma 68, promosso dagli amici dell'Istituto Storico di Parma, troviamo due robusti saggi sui sommovimenti nel mondo dell'istruzione nella città ducale. Alessandra Mastro Donato ripercorre le vicende dell'Ateneo dal dopoguerra alla contestazione. Salvo Taranto invece analizza la contaminazione che scuote il mondo degli studenti medi. Il mondo della scuola e dell'università, l'organizzazione del lavoro, le scelte di politica estera del proprio paese, le politiche sanitarie, il rapporto con il proprio corpo, le ideologie, la fede, tutto diventa oggetto di una critica serrata fino alla contestazione delle gerarchie dell'ordine costituito. È un'onda tellurica, quella del 68, che attira consensi, ma crea anche contrapposizioni. Occorre allora capire e comprendere davvero le ragioni di quella stagione. Per questo ho trovato subito rassicuranti le parole di Alessandra Mastro Donato quando nell'introduzione del libro che presentiamo stasera spiega che l'indagine degli autori non abbraccia solo il 1968 o il decennio precedente, ma intende, e cito le sue parole, gettare nuova luce sui processi di lungo periodo che fecero da sfondo alle contestazioni, tanto da allargare la ricerca fino agli anni 50 e spingendosi agli anni 70 per analizzare anche la successiva radicalizzazione delle idee e delle azioni. Io da lettore bolognese ho ritrovato anche a Parma le contestazioni al film Berretti Verdi di John Wayne, ne parleremo tra poco. Conoscevo quello che viene definito l'episodio più noto del 68 a Parma, l'occupazione della cattedrale da parte di giovani cattolici in aperta contrapposizione con le gerarchie ecclesiastiche e il successivo sgombro a opera della polizia su richiesta del vescovo. C'è tanto altro nel 68 a Parma, certamente l'episodio della cattedrale è un'azione clamorosa che accende i riflettori sulla città di Parma in quel mese di settembre del 1968. Ma come ricostruisce Lorenzo Sala nel suo contributo dedicato al dissenso cattolico, le radici di quei fatti hanno fatto una lunga strada, toccando percorsi soggettivi di maturazione ed eventi di portata storica, come il Concilio Vaticano II, con la sua carica innovativa e destinata a scontrarsi con la ferma resistenza di parte delle gerarchie ecclesiastiche. Ma il libro non parla solo dei contestatori, ritroviamo infatti anche la città che guarda con diffidenza, se non con ostilità a volte, le forme e i contenuti della contestazione. I giornali dell'epoca, i tanti documenti che gli autori, i ricercatori hanno rintracciato in archivi e biblioteche, restituiscono davvero una realtà complessa in cui trovavano spazio voci critiche e anche ironiche sulla moda della contestazione, tra virgolette. Per fare alcuni esempi decisamente significativi, il Partito Comunista appoggia le contestazioni inizialmente, salvo retrocedere su posizioni difensive quando si percepisce il bersaglio delle critiche. E l'estrema destra parmense oscilla tra contrapposizione violenta e tentativi di infiltrazione. Sono dinamiche interessanti perché declinate non nelle grandi città o nei grandi centri universitari, come spesso ci capita di leggere, ma nel contesto della media provincia emiliana, come scrive Mastro Donato. È un tassello nuovo dunque nella storia del 68 italiano, questo è un contributo che arricchisce l'intera storia della nostra nazione, non solo la storia di Parma. A questo punto agli amici dell'Istituto Storico di Parma tocca la sfida di raccontare la città nell'ultimo trentennio del Novecento, ma quello sarà il passaggio successivo. Lascio dunque la parola ad Alessandra Mastro Donato, curatrice del volume, e a lei chiedo come è nato questo progetto. Grazie molte Luca. Ringrazio intanto l'Istituto Parri, insomma, per aver voluto ospitare questa presentazione, perché, come dire, è stata per noi davvero una ricerca molto appassionante. Prima Carmen faceva riferimento alla passione di noi ricercatori nell'affrontare in generale tutte le tematiche che
stiamo trattando nell'ambito del nostro istituto della Resistenza, che in realtà ultimamente sta molto spostando l'interesse proprio sulla storia contemporanea, quindi sul secondo dopoguerra, e questa ricerca sul 68 si inserisce proprio in questa logica. E, in realtà è stata un'esperienza molto, molto interessante per noi, perché molte volte, come dire, il 68 viene ricostruito sulla base di una memorialistica militante, e quindi è anche complesso andare a operare una ricostruzione storica che sia, diciamo, fondata su una ricerca proprio archivistica, anche nel senso più di un metodo storico rigoroso, ecco. L'approccio con le fonti è stato davvero interessante per noi, perché ci ha portato a svelare anche degli aspetti inediti del 68 parmense, che, come ricordava bene prima Luca, è sicuramente un'esperienza che si inserisce nel solco del 68 italiano, internazionale, ma nel caso di Parma abbiamo comunque una connotazione anche particolare, legata comunque al fatto che si tratti di un centro della media provincia emiliana, che in parte differisce dalle grandi città universitarie, insomma dai centri più noti delle proteste. E l'ipotesi di partenza da cui abbiamo preso le mosse in questa ricerca era quella appunto di non soffermarci soltanto sul 68, ma cercare davvero di operare in una logica di lungo respiro, di più ampio respiro, perché come dire, la stagione sessantottina, al di là dell'eccezionalità dell'anno del 68, comunque è frutto di una serie di processi che sono davvero radicati anche non solo nel decennio degli anni 60, ma addirittura anche nel periodo precedente. Io, che mi sono occupata specificamente del movimento studentesco, insomma degli universitari, addirittura ho fatto la scelta di partire dall'immediato dopoguerra, perché dovendo ricostruire proprio la dialettica che si instaura all'interno dell'Ateneo Parmense, all'interno delle associazioni rappresentative degli studenti, ho ritenuto utile e anche interessante andare a ritroso, quindi partire proprio dal dopoguerra, proprio dal ricostituirsi di una vita democratica all'interno delle università, che poi andrà affinandosi nel corso degli anni 50 e 60, e alla fine sarà segnata anche proprio da una crisi di questo stesso sistema, che poi sarà soppiantato dall'emergere prepotente e irruente del movimento studentesco. Quindi la scelta è stata proprio quella di avere uno sguardo lungo, ecco, senza voler annacquare l'eccezionalità dell'anno formidabile del 68, ma andando davvero ad adottare uno sguardo diacronico. E stesso discorso per il seguito delle proteste, per cui ad esempio il saggio di Marco Minardi si protrae fino alla metà degli anni 70, fino all'omicidio Lupo e anche oltre, e va a concentrare l'attenzione proprio su quel radicalizzarsi del conflitto ideologico e sul degenerare della carica utopica dei movimenti giovanili in episodi di vera e propria violenza politica, quindi con anche scenari del tutto diversi. E poi l'altra finalità che ci siamo prefissati nel cercare di portare avanti questa nostra indagine è stata quella di non soltanto dilatare i confini temporali del 68, ma anche andare proprio ad allargare il focus dell'indagine, e quindi andare ad indagare non soltanto il movimento studentesco, comunque le proteste, ma cercare davvero di porre in luce i collegamenti tra le proteste giovanili e la realtà parmense, quindi l'intera società di Parma, con i suoi movimenti interni, con il suo tessuto sociale e culturale, con la sua dialettica politica. E in qualche modo possiamo dire che la vera protagonista della ricerca è proprio Parma, e quindi abbiamo davvero voluto mettere al centro l'interesse nei confronti della città e delle dinamiche anche controverse, ambigue, che si instaurano durante la stagione dei movimenti.
prima Luca faceva riferimento all'atteggiamento ambiguo, ad esempio del PC, questo è un esempio proprio paradigmatico, insomma, di come la città in qualche modo reagisca in maniera anche differenziata alle proteste del 68, perché il PC in un primo momento guarda quasi con una certa sufficienza al movimento studentesco, pensando, come dire, quasi che fosse troppo velleitario, troppo eterogeneo nelle sue istanze di protesta. Poi c'è una seconda fase in cui invece cerca di capitalizzare la forza eversiva del movimento per diciamo trarne anche una certa visibilità, come dire, c'è anche un tentativo di riallacciare le proteste degli studenti all'eredità dell'antifascismo, della resistenza, in modo da aggregare un vasto consenso a livello di opinione pubblica intorno al movimento, salvo poi fare un passo indietro quando il movimento arriva ad acquisire forme ancora più radicali, più estreme, e quindi sentendosi appunto oggetto di critica, il PC inizia a diciamo sottrarsi da questa da questo tentativo, diciamo, di legittimazione del movimento stesso. Poi ci sono le destre, che anche esse, insomma, hanno un ruolo decisamente importante sia nel 68 ma anche nella stagione immediatamente successiva, e quindi abbiamo cercato davvero di analizzare questi rapporti, che sono complessi, sono talvolta, ripeto, anche un po' ambigui, e cambiano nel corso del tempo, nel corso dei mesi, per come dire, non concentrarci unicamente sulle proteste giovanili come se fossero un qualcosa di a sé stante, di avulso dal contesto della città di Parma, ma davvero analizzarne le dinamiche all'interno della società parmense. E, da questo punto di vista, comunque, diciamo, il filo conduttore, l'elemento che abbiamo voluto ottenere come collante di tutti i vari saggi che compongono il volume, è essenzialmente la scelta di focalizzarsi comunque sull'universo giovanile, quindi tutti i saggi, nella loro diversità di prospettive, di angoli visuali, mantengono come filo conduttore proprio l'interesse per i giovani, e il quadro che ne emerge è quello di un arcipelago molto composito. I giovani sono rappresentati a Parma da diverse categorie. Possiamo dire che troviamo percorsi di acculturazione politica molto eterogenei nell'universo giovanile parmense, talvolta anche dei processi di contaminazione tra i diversi gruppi, al punto da travalicare i confini di quelle che sono le tradizionali appartenenze partitiche e culturali, e questo dà luogo ad identità davvero plurali, molteplici, che soltanto in apparenza appaiono contraddittorie, ma che in realtà spesso sono il frutto proprio di questi processi di contaminazione, per cui da una parte abbiamo gli universitari, gli studenti medi, i militanti delle federazioni giovanili di partito, poi c'è il gruppo dei giovani del dissenso impegnati nelle parrocchie, nell'associazionismo cattolico, che pure fanno notizie, insomma, grazie all'occupazione della cattedrale, ma che in realtà come dire, hanno un protagonismo ben più lungo e anche originale all'interno della realtà parmense. Ci sono i collettivi della Nuova Sinistra, ci sono anche le organizzazioni giovanili neofasciste, che rappresentano senz'altro uno sguardo molto diverso, ma sono anch'esse in qualche modo protagoniste di questi scontri che ritroviamo nel corso degli anni 60 e poi anche del decennio 70. Ai margini di questa indagine poi emergono anche i giovani operai, che non sono, come dire, trattati in un saggio specifico all'interno del volume, ma sono citati in diversi dei contributi, proprio perché il movimento studentesco a Parma, come del resto in molte altre città, cerca anche di travalicare quelli che sono i confini delle aree universitarie e di trovare appunto un elemento di raccordo con gli operai, quindi con i giovani, tantissimi giovani che erano che lavoravano occupati nei principali stabilimenti industriali della città. E quindi
quindi davvero emerge un quadro molto variegato, il cui elemento comune è forse proprio questo fermento di ribellione, questa comune volontà di rottura con modi di agire, mentalità, pratiche, riferimenti politici che sono avvertiti come non più rispondenti alla sensibilità giovanile e al mutare dei tempi. E in questo sforzo di analisi abbiamo cercato davvero di tenere insieme un po' le varie prospettive, i vari angoli visuali, ma al tempo stesso mantenere anche le diverse identità del 68 parmense, le diverse anime di questa stagione, perché come dire, ci sembrava la scelta forse più efficace per dare anche ridare la giusta complessità ad una stagione che spesso viene semplificata, viene un po' semplicisticamente ridotta a qualcosa di molto più monolitico rispetto a quello che è stato. E, tra l'altro la scelta che abbiamo portato avanti è stata quella non soltanto di utilizzare fonti molto diversificate, quindi dalla stampa quotidiana ai carteggi amministrativi, gli archivi degli istituti secondari della città, ma anche dell'Università di Parma, le fonti prefettizie, quindi davvero abbiamo cercato di allargare l'indagine da un punto di vista storiografico anche su una molteplicità di fonti differenti, e nel contempo abbiamo voluto anche affidarci al racconto delle immagini, per cui il volume è completato ma anche arricchito nella parte conclusiva da una ricca appendice fotografica, per la quale ringraziamo in maniera non formale Beppe Fontana e Giovanni Ferraguti, che ci hanno fornito queste bellissime fotografie da loro scattate. E davvero questo racconto è non è soltanto, come dire, un apparato di corredo del volume, ma è anch'esso protagonista insieme ai saggi del racconto che abbiamo voluto consegnare al volume. Le foto sono davvero molto belle, sono anche, come dire, esemplificative anche qui di diversi angoli visuali, perché dalle foto emerge da una parte la dimensione, diciamo, collettiva della mobilitazione, poi emergono gli obiettivi specifici della lotta dei vari attori in campo, ma anche le reazioni e le percezioni della società civile di fronte proprio all'esplodere delle proteste giovanili, anche il tentativo proprio di occupazione dello spazio urbano da parte dei giovani e dei loro movimenti. Quindi, come dire, le foto restituiscono sicuramente un'immagine ancora più ricca, ancora più importante, significativa di questa stagione. Nulla, insomma, ci sarebbe tantissimo da dire, ma non voglio togliere spazio poi anche agli altri autori, quindi magari, insomma, se vogliono anche loro dire qualcosa in più sui loro specifici contributi, lascio volentieri la parola a loro. Luca, il microfono. Dicevo, scusatemi, che volevo mostrare appunto il libro che stiamo presentando oggi, le foto che abbiamo mostrato mentre parlava Alessandra, le ritrovate in coda al libro, sono veramente un racconto per immagini molto molto interessante. Io passo la parola naturalmente anche agli altri autori, Carlo Ugolotti. Ecco, a Carlo chiedo il tuo contributo sul cinema, si intitola Tra il Vietnam e il medico della mutua. Puoi darci qualche anticipazione? Ma semplicemente io riprendo quanto è già stato detto da Alessandra e anche te Luca, quello che hai detto che è correttissimo. Insomma, noi abbiamo provato un po' a guardare cosa succedeva nel 68 in provincia. Vedere in provincia vuol dire due cose: innanzitutto vedere cosa non succede in quelle grandi capitali culturali che mettono in moto le cose, ma come dei consumi culturali vengono recepiti e provocano una trasformazione della società. Questo però voleva dire anche appunto un po' demitizzare una certa lettura del 68, vuoi troppo mitografica, vuoi appunto troppo militante, per cui uno immediatamente proprio nel sentire comune associa
il 68 a una politicizzazione totale della vita. Questo è vero perché succede, ma avviene anche in metodi che sono forse stati dimenticati, che troviamo nelle fonti. Ad esempio, tutte le resistenze al nuovo. Se noi prendiamo il caso del cinema, i dati di incasso di quegli anni sono per film molto tradizionali. Vedi appunto Sordi, nel 68 avrà un grande successo Meyerling, che è un film sui reali dell'Ottocento, insomma, non ha niente a che vedere con le politiche internazionaliste e terzomondiste di cui vi parlerà Nico, oppure western anche molto tradizionali. Allo stesso tempo, però, è la sala stessa a diventare un luogo di mutamento politico e di scontro politico, un po' perché se prendiamo una considerazione 68 come lunghi anni 60, arrivano a compimento quella formazione identitaria di una cultura giovanile che ha cominciato all'inizio degli anni 60, per cui i borghesi ben pensanti denunciano il comportamento dei ragazzi al cinema. Quindi anche quello diventa indirettamente un luogo di scontro. Oppure diventa scontro aperto, nel senso, come citavi te prima, appunto, le manifestazioni contro i film sul Vietnam, che anche lì però è molto più complesso di come possiamo immaginare, perché ad esempio a Parma la prima manifestazione contro Berretti Verdi di un gruppo di destra antiamericano, che è Giovane Europa. Poi dopo arriveranno anche quelle dei gruppi di sinistra. Insomma, l'idea era un po' di vedere come il passaggio, che secondo me l'ha sintetizzato in una formula molto bene Massimo Papini, dicendo il passaggio da Dylan a Marx, c'è cioè un cambiamento antropologico del gusto, che via via poi porta a un'effettiva politicizzazione dell'identità giovanile, però è giusto seguirlo, insomma, in tutte le sue anche declinazioni non essenzialmente politiche, ma anche proprio di consumo culturale, di gusti, di comportamenti. E chiudo perché, insomma, basta questo. Come diceva Alessandra, abbiamo anche appunto provato a vedere appunto una varietà di fonti che vanno appunto dai documenti più tradizionali della prefettura, ma poi ad esempio le lettere ai giornali che in sottotesto ci dicono attraverso le lamentele dei frequentatori del cinema in cosa consisteva proprio questo cambiamento. Ad esempio, appunto, i giovani che cominciano ad amoreggiare pubblicamente nei cinema vengono visti come una forma di questo mutamento, e poi anche la parte di cinema che esce dalle sale. Quindi, ad esempio, il CUC, no? Centro Universitario per il Cinema, cominciano a venire fatti cineforum all'interno dell'università. Quindi c'è un'espansione dello spazio dedicato al film, in cui si recepiscono quei cambiamenti e quelle tensioni e tutto quello che poi prenderà anche la forma appunto del 68 più eminentemente politico, che non finisce nel 68, anche attraverso il consumo del cinema. Ripeto, fondamentale anche vedere le resistenze conservatrici e anche tradizionaliste rispetto anche al nuovo, che sono veramente potenti perché, insomma, non si limitano a scrivere delle gazzette, ma fischiano i film, fanno cori quando ci sono le manifestazioni. Insomma, è una cosa molto complessa che, secondo me, appunto, come dice Alessandra, va vista partendo dalle fonti e cercando anche di mettere in dubbio quello che è un fenomeno tuttora di grande interesse sui vari media, anche perché se pensiamo al processo ai 5 di Chicago di Aaron Sorkin, candidato all'Oscar, è un film su 68, ma su un certo 68. Quello che semplicemente abbiamo provato a dire io nel mio saggio, ma anche negli altri, attenzione che la gente andava ancora a vedere film di Sordi, film di Dino Risi, e non c'era solo Gianluca. Grazie. Grazie, grazie a Carlo Ugolotti, Domenico Vitale. Carlo ha parlato del Vietnam. Io ti chiedo come venivano recepiti i grandi eventi internazionali in quel periodo a Parma? Sì, buongiorno a tutti. Se pensiamo al 1968, pensiamo appunto al Vietnam, alle manifestazioni contro la guerra del Vietnam, pensiamo a Praga, no? Ai carri armati sovietici a Praga, alle manifestazioni, appunto tutto ciò che poi succede dal punto di vista di mobilitazione politica in Italia e non solo. Gli anni 60 sono appunto, rappresentano la politicizzazione dei temi internazionali, non è che prima non fossero politicizzati, no? Dal dopoguerra in poi la guerra fredda rappresenta la quintessenza della politicizzazione dei temi internazionali. Quello che cambia è che negli anni 60
non sono più il discorso, la narrazione attorno a questi temi non è più eterodiretta dai partiti, ma comincia a in qualche maniera a essere gestita e alimentata, diciamo, dal basso, utilizziamo questa categoria, e nascono soprattutto appunto i movimenti giovanili che li fanno propri e li utilizzano come tema sia di identificazione sia di mobilitazione. Le mobilitazioni contro il Vietnam, delle manifestazioni giovanili, degli studenti medi e degli studenti universitari, in realtà non sono semplicemente una sensibilità nei confronti di ciò che è il Vietnam, ma è un'immedesimazione in quelle che sono le aspirazioni, i temi politici di quegli anni. Questi sono anni in cui non c'è solo il Vietnam e Praga, che sono probabilmente ciò che più ricordiamo del 68, c'è la Grecia. C'è la Grecia con la dittatura dei colonnelli che è stata instaurata nel 67, e a Parma questa ha una grande eco perché c'è una comunità di studenti greci molto, molto numerosa, ma soprattutto molto viva dal punto di vista politico, ma proprio anche dal punto di vista di società. E questo fa sì che, ad esempio, la dittatura dei colonnelli e il tema di ciò che sta succedendo in Grecia occupa praticamente quasi lo stesso spazio politico della questione vietnamita. Ma c'è anche Praga, e Praga diviene un elemento molto difficile da gestire per quanto riguarda il Partito Comunista, e quindi anche il discorso di quei movimenti e di quei movimenti giovanili, studenteschi, che si collocano e che comunque guardano al mondo della sinistra. Ma tutti questi argomenti, questi temi internazionali sconvolgono non solo il mondo della sinistra giovanile o quella dei partitica, ma anche il mondo cattolico. Il mondo cattolico, che è in qualche maniera sensibile a questi temi, ai temi del terzo mondo, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, che appunto a Parma vediamo che diviene forse per certi versi il movimento, il gruppo di giovani più fecondo, più fertile, più attivo. Non a caso un gruppo di giovani provenienti dal mondo cattolico che nasce attorno alla figura di questo sacerdote, Don Pino VII, e che fin dall'inizio, dal 65-66, si interessa a quello che è il cattolicesimo progressista, ai temi del terzo mondo, ai temi della teologia della liberazione, sarà quel gruppo che poi nel 67, nel 68, soprattutto nel 69, andrà a identificarsi con quello che è il nuovo tema internazionale che sta mobilitando quelli che sono i gruppi extraparlamentari, alcuni gruppi extraparlamentari di sinistra, ovvero ciò che sta succedendo in Cina, la rivoluzione culturale, l'idea che il maoismo e che il comunismo cinese possa essere una reale alternativa a quello sovietico, che sta deludendo molti, in cui i giovani e le nuove generazioni non si identificano, lo vedono anzi, lo vedono addirittura all'altra faccia della medaglia dell'imperialismo statunitense. E non a caso questo gruppo di cattolici di cui parlo sarà una parte, animerà e darà vita a Parma alla sezione locale del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, che è l'unico partito nazionale che viene ufficialmente riconosciuto dal Partito Comunista cinese. E quindi tutti questi temi, tutto ciò che è internazionale, è sicuramente politicizzato, ma spesso è una scusa, diciamo, utilizziamo questo termine, per parlare di sé o per identificare le lotte che i giovani in quegli anni stanno conducendo, no? Quindi la rivoluzione culturale viene vista come, al di là di quello che sta succedendo realmente, perché arrivano pochissime notizie, viene visto come l'immedesimazione in quello che è l'anti-autoritarismo, la rivoluzione culturale. Arrivano queste immagini delle guardie rosse, dei giovani contro, che stanno processando professori, autorità varie, e questo è l'essenza, l'anima del 68. Quindi praticamente è un modo, guardano a questi temi internazionali, a ciò che sta avvenendo fuori dalla finestra, per in qualche maniera comprendere meglio loro stessi. Alla fine succede questo. Però questo è un fenomeno che poi dopo, nel 69-70, soprattutto poi con l'avvio di quella che sarà la stagione delle bombe, del terrorismo, la stagione degli anni di piombo, perderà importanza, perché a quel punto non mobiliteranno più come avevano mobilitato fino a quel momento, ma al centro, diciamo, della contesa politica, anche di questi gruppi di cui stavo parlando, quindi dei cinesi, quelli che vengono chiamati cinesi, o di questi gruppi extraparlamentari, al centro del dibattito, della contesa politica, ci sarà ormai lo scontro tra
neofascisti e appunto questi gruppi extraparlamentari, e poi quella che sarà anche per alcuni di questi sarà anche il proseguimento nella lotta armata. Ok, finisco per qua. Grazie, grazie Domenico. Ci avviamo alla conclusione di questa presentazione. Io vorrei chiudere con una domanda velocissima per tutti e tre i nostri ricercatori. Quindi, che eredità lascia il 68 a Parma? La città cambia radicalmente dopo quei mesi di contestazione, oppure tutto torna come era prima? Il cambiamento è effettivo? Comincerei da Alessandra. Allora, domanda non semplice, ecco, perché come dire, come sempre, cercare di tirare un bilancio di una esperienza così complessa come può essere stato il 68 non è un'impresa facile. Diciamo che per quanto riguarda almeno il mondo universitario, di cui io mi sono più occupata dettagliatamente, sicuramente il 68 apre la strada ad una stagione di maggiore democratizzazione della vita universitaria, quindi è indubbio che dal 68 in poi i giovani, gli studenti conquistino un protagonismo all'interno delle istituzioni accademiche che assolutamente era impensabile prima di questa fase importante di cambiamenti. Però per tanti aspetti poi molte delle battaglie che gli universitari, il movimento studentesco portano avanti nel 68 si azzerano, insomma, dopo questi momenti di grande, diciamo, entusiasmo rivoluzionario, ecco, per cui è un'eredità che sicuramente poi viene in qualche modo normalizzata, ecco, forse dalla fase successiva, che lascia delle tracce importanti, senza dubbio, ma perde quella carica eversiva, anche antisistemica, che aveva avuto durante la fase più intensa della contestazione. Questo lo vediamo già in realtà subito dopo i mesi più accesi della contestazione, perché a Parma noi abbiamo nella primavera, tra marzo e aprile, gli episodi più eclatanti delle occupazioni universitarie, quindi davvero la fase più viva, più accesa del protagonismo del movimento studentesco. Poi già nei mesi successivi, dall'estate, poi ancora nella seconda parte dell'anno, il movimento sembra in parte rifluire, quindi paradossalmente mentre si accendono le fiammate del maggio francese, a Parma la situazione invece tende a normalizzarsi, quindi è un movimento, diciamo, sicuramente con una fortissima carica avversiva nella prima fase, ma che poi tende un po' a stemperarsi, e che lascia invece il testimone ad altre forme di protesta, come ad esempio il dilagare della protesta nelle scuole superiori. Quindi, per esempio, è stato molto interessante l'analisi condotta da Salvo Taranto sugli studenti medi, perché, diciamo, mentre il mondo universitario è un po' più noto, ecco, è stato oggetto di maggiore attenzione anche da parte della storiografia, tutta la vicenda degli studenti medi è sicuramente meno conosciuta, quindi è interessante vedere come in parte il testimone delle proteste universitarie venga raccolto dagli studenti medi o dal movimento operaio, quindi da altre forme di protesta che però diciamo esulano dal contesto universitario. Poi, prima di lasciare la parola a Domenico e a Carlo in risposta alla tua domanda, volevo almeno, insomma, citare gli altri autori, visto che noi siamo in rappresentanza, insomma, del gruppo di ricerca che ha lavorato sul volume. Ho citato adesso Salvo Taranto, che ha lavorato sugli studenti medi, insomma, ha fatto anche lui un'indagine di grandissimo interesse, che si pone un po' in continuità rispetto all'analisi che ho condotto io sugli universitari. Poi Lorenzo Sala, che hai citato prima anche tu nell'introduzione, che ha lavorato proprio sul dissenso cattolico, e quindi un po' Nico accennava come a Parma i cattolici abbiano avuto davvero un ruolo di grande protagonismo nel 68, quindi come dire, sono stati sicuramente un elemento di grande novità, protagonismo, cambiamento, non solo, ripeto, come dicevo prima, per l'occupazione della cattedrale, che è sicuramente l'episodio più noto e che, diciamo, ha avuto una risonanza anche al di fuori del contesto cittadino, ma anche proprio per un protagonismo che davvero ha attraversato tutti gli anni 60 e 70 con delle ricadute davvero significative, che hanno poi anche lì
cambiato il mondo delle parrocchie, dell'associazionismo cattolico, quindi ad esempio un'altra eredità sicuramente anche questa, un rinnovamento importante all'interno del mondo cattolico. E poi Gabriele Balestrazzi che ha curato il primo saggio in cui ha tracciato un po' un excursus sui gli eventi più salienti del 68 attraverso proprio un'analisi della stampa, in particolare la Gazzetta di Parma, ma anche altri quotidiani, insomma, di cui ha analizzato le cronache locali. Anche lì ne è venuto fuori un quadro molto interessante che, come dire, alterna all'esplodere delle proteste anche elementi di costume legati comunque al cambiamento del gusto culturale, delle mode, quindi davvero un quadro davvero molto interessante per entrare un po' nell'atmosfera di quello che è stato il 68 a Parma. E infine Marco Minardi che col suo saggio conclusivo ha tracciato poi un po' un bilancio di quello che il 68 lascia agli anni 70 e in particolare si è focalizzato invece sulla reazione neofascista di tutta una serie di organizzazioni delle destre che come dire, interagiscono con il movimento studentesco e con tutte le proteste della stagione dei movimenti, anche sfociando spesso e volentieri nella violenza politica. Grazie Alessandra, effettivamente il vostro è stato davvero un bel lavoro di squadra, tante angolazioni. Esatto. Per studiare il 68 a Parma e non solamente il 68. Carlo, faccio la stessa domanda a te, come vedi Parma dopo il 1968? Dunque, per risponderti dovrei vedere le fonti perché è molto difficile, almeno dal mio punto di vista e dall'angolatura che ho utilizzato io. Sicuramente c'è stato negli anni 60 appunto questo cristallizzarsi di un'identità giovanile che dopo poi continua fino a tuttora, nel senso che quella rottura generazionale attraverso musica, cinema e tutti i consumi culturali che crea una spaccatura nella società, a partire dai primi anni 60, la vediamo tuttora con appunto con le manifestazioni degli studenti, insomma, emerge un nuovo soggetto sociale. Va anche detto che in quegli anni si aprono e si rompono si aprono degli spazi di rappresentazione e si rompono dei tabù che già cinque anni dopo non avrebbero più scioccato nessuno, perché se noi pensiamo appunto l'uso del nudo nel Decameron di Pasolini e poi tutta la commedia sexy decamerotica che diventa mainstream poco dopo, vediamo che viene assorbita e normalizzata dalla società questo nuovo modo di vedere, questa apertura dello spazio di rappresentazione. Quindi insomma, si apre anche il discorso di quanto poi sia stata inglobata, sia prima che dopo, dalle grandi industrie culturali, questo nuovo fermento giovanile, perché insomma, già prima, ad esempio, i Beatles partono come fenomeno molto di rottura, poi dopo c'è da vedere anche l'uso che l'industria della musica ne fa. Insomma, ha sicuramente aperto e lasciato qualcosa. Da vedere appunto quanto sia rimasto spontaneo, però sicuramente ha portato a emergere delle cose che oggi nel 2020, ma anche prima, sono completamente normalizzate. Quindi vuol dire che insomma una traccia segnante nella storia della società italiana l'ha lasciata. Grazie Carlo. A te Domenico, tu nel tuo intervento hai già lanciato un ponte sul dopo 68, hai accennato alla stagione delle bombe. Ecco. Sì, no, riguardo a ciò che resta, innanzitutto resta l'attività politica al di fuori dei partiti. Questo è una delle grandi svolte del 68, no? Quindi quelli che poi saranno i gruppi extraparlamentari anche a Parma si moltiplicano. Io ho parlato solo dei cinesi, in questo caso il Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, che affronto nel mio saggio, che è l'unico attivo a sinistra del PC nel 68-69, ma negli anni 70, come nel resto d'Italia, ce ne saranno tanti altri, lotta continua, potere operaio e così via. Quindi in realtà resta questo attivismo al di fuori dei partiti. C'è anche la disillusione poi negli anni 70, infatti
molte delle testimonianze che abbiamo raccolto, quindi molti dei protagonisti in realtà del primo 68, almeno di Parma, di questo del gruppo extraparlamentare di Parma di cui sto parlando, abbandonano in realtà poi la politica negli anni 70. L'abbandonano con disillusione, sia perché ciò che avevano visto, ad esempio, non so, nella rivoluzione culturale, non era quello che loro pensavano, non era quello che immaginavano, e poi soprattutto quell'onda emotiva del 68 viene meno, anche per il clima che si crea negli anni 70. Quindi resta l'attività al di fuori dei partiti, però è accompagnata dalla disillusione, che va avanti poi per tutti gli anni 70, per giungere fino a quegli anni che più o meno propriamente gli storici chiamano gli anni del riflusso, questo poi è un altro argomento. Bene, allora davanti a voi, come dicevo prima, c'è appunto la sfida per raccontare Parma dopo il 68 in un ultimo trentennio del Novecento. Alessandra, tu apri il libro, tu introduci il libro, a te un po' il compito di tirare le fila di questa presentazione. Ti ringrazio. Niente, io colgo questi ultimi minuti che ancora abbiamo per fare qualche ultimo ringraziamento, perché abbiamo parlato prima più volte delle fonti che abbiamo utilizzato, che sono state, come dicevo, molto variegate, però non ho citato alcune importanti testimonianze orali, interviste che abbiamo raccolto durante la ricerca, che sono state davvero preziosissime per noi, perché ci hanno dato la possibilità davvero di recuperare anche uno sguardo dall'interno. E quindi è stato davvero utile per noi poter incontrare alcuni dei protagonisti di quella stagione, poter parlare con loro, farci raccontare il loro 68, perché davvero ci hanno regalato delle prospettive che si sono rivelate per noi di grandissimo interesse. E quindi ci tenevo a ringraziare Angela Marchini, Ermanno Scardova, Sergio Serventi, Roberto Campari e Don James Schianchi per aver avuto, averci dedicato insomma un po' del loro tempo, aver avuto il piacere di condividere con noi la loro esperienza come protagonisti e come spettatori delle vicende del 68 e appunto per diciamo il contributo importante che hanno dato alla nostra ricerca. E poi un ultimissimo ringraziamento ad una amica insomma dell'istituto che ci ha fornito anche lei delle fonti molto preziose, che è Bruna Pietralunga, che ci ha messo a disposizione la sua collezione di fonti sulle rassegne cinematografiche degli anni 60, alle quali ha attinto ampiamente Carlo per il suo saggio. Bene, grazie Alessandra. Io ringrazio davvero Alessandra Mastrodonato, Carlo Ugolotti, Domenico Vitale, ci hanno presentato in maniera dettagliata, ma hanno lasciato diciamo anche il campo, la curiosità. Potremo approfondire sicuramente leggendo quello che è contenuto nel libro Parma 68, gli anni della contestazione giovanile e la stagione dei movimenti, a cura di Alessandra Mastrodonato, libro promosso dall'Istituto Storico di Parma, ISREC. Bene, siamo giunti, come dicevo, al termine di questa presentazione e io ringrazio gli autori, e ringrazio Alessandra Mastrodonato, ringrazio anche Michele Guerra, assessore alla cultura del Comune di Parma, Simona Lembi non è riuscita ad intervenire per problemi di connessione ma era comunque con noi, consigliera comunale del Comune di Bologna, e naturalmente Carmen Motta, la presidente dell'Istituto Storico di Parma. Come Istituto Pari di Bologna devo dire che ci ha fatto molto piacere collaborare, è una collaborazione che va avanti naturalmente da tanto tempo ed è quotidiana con l'Istituto di Parma e speriamo di ritrovarci nuovamente a distanza ma anche in presenza prossimamente, è un auspicio. Bene, grazie a tutti voi, grazie Alessandra, grazie Domenico, grazie Carlo e buona serata. Grazie a te Luca, buona serata.